Essendo la nostra automobile pensata per essere adattabile a chiunque, noi siamo andati ad analizzare diversi utenti, due in particolare, che però sono già di per sé diametralmente opposti tra loro. Il primo è la famiglia, che è sempre stato un utente abbastanza caro a Volkswagen, e il secondo invece è il ragazzo sportivo. Questo perché? Perché appunto sono due utenti opposti e in questo modo possiamo andare anche a risolvere le esigenze e le problematiche di tutto quel ventaglio di utenti che sta anche nel mezzo. E cosa abbiamo? Abbiamo quindi un interno che si può muovere a seconda del tipo di situazioni che l'utente va a vivere. When we started off our project, it was very important for us for our vehicle to be very adaptive. So our characteristic point will be adaptability. The reason why we choose adaptability is because our predecessor was Volkswagen T1, from where our project was inspired. The important feature of Volkswagen T1 was that people were really happy to purchase the T1 and adapt it how they want it to be. So that point was very important to us. So we thought, maybe why can't we put that feature into our project? Why can't we make the interior completely adaptable so that when the people purchase this car, it will be free for them to use in four different ways principally. The four different ways is one is conviviality, the other one is to sleep, the other one is to travel, and one is for camping. Le nostre parole chiave sono adattabilità, convivialità e autonomia. Adattabilità perché è diventato il nostro tema principale, convivialità perché è una delle configurazioni che abbiamo voluto valorizzare maggiormente ed è diventata la principale, quindi. E autonomia sia dal punto di vista delle possibilità che può dare il sistema di guida stesso dell'automobile, quindi il self-driving, e sia il senso di libertà che ne può derivare da questo essere svincolati da quello che è la guida consueta di un autoveicolo.